Una lunga distesa di erba bruciata, alberi ridotti a carcasse annerite e un mare di cenere che il vento solleva e trasporta lontano, carcasse di animali che non sono riusciti a sottrarsi alla furia delle fiamme. E questo è lo scenario lunare che si presenta oggi dopo il devastante incendio di domenica che ha interessato il territorio di Nuoro in località Corte e Suberrinau, sfiorando le ultime abitazioni di Città Giardino. Un rogo partito dal chilometro 49 dalla statale 131 in località Riu Funtana Gasones e che, alimentato dal forte vento di maestrale, in poco meno di un'ora ha risalito il costone, finendo per minacciare le aziende e le abitazioni presenti nei rioni periferici di Nuoro. Quello che rimane oggi di una battaglia contro il fuoco durata 5 ore, col massiccio intervento delle forze antincendio di terra supportate da 3 canadair e 3 elicotteri, è distruzione e desolazione. Un'altra ferita al territorio del capoluogo barbaricino dopo quella inferta sabato, quando il fuoco, partito dalla galleria di Prato Sardo, in pochissimo tempo ha raggiunto le case di Città Giardino. Se l'incendio che l'11 luglio scorso ha bruciato la collina di Biscollai può essere addebitato alla condotta irresponsabile di chi ha voluto festeggiare la vittoria della nazionale utilizzando artifici pirotecnici, i due incendi di sabato e domenica quasi certamente sono dovuti alla mano criminale dell'uomo. Una piaga antica, quella degli incendi in Sardegna, che ancora oggi, nel XXI secolo, rappresentano un'emergenza che comporta la devastazione del territorio, con squilibri che favoriscono il rischio idrogeologico, ma anche spese ingenti per approntare la macchina antincendi e successivi interventi di ripristino dei luoghi. Questo al netto delle perdite umane che un incendio incontrollato può causare. Il pesante bilancio della settimana di fuoco vissuta da Nuoro è costituito da circa 150 ettari di territori inceneriti, aziende danneggiate, case annerite dal fumo, ferite indelebili alla natura, un consuntivo che senza l'intervento massiccio delle forze antincendio sarebbe potuto diventare ancora più pesante.